Sono Luca D'Attoma, sono un enologo libero professionista che lavora su quasi tutte le regioni italiane. Nel 2000, insieme ad Elena Acelli, abbiamo intrapreso un nuovo cammino per creare un'azienda che si chiama Due Mani in un territorio che non era conosciuto, proprio con un obiettivo preciso di fare dei vini di altissima qualità, molto originali, in un territorio nuovo e seguendo i principi della biodinamica. Noi siamo in un'area compresa fra Castellina Marittima e Riparbella. Mentre le vigne piantate nel 2000 sono in località Ortacavoli, che sono molto vicine, perché poi ci sono solo dei boschi, questa collina accanto che ci divide, e siamo appunto nel comune di Riparbella. Là è il primo vigneto che abbiamo piantato, mentre qua li abbiamo piantati nel 2014 e continuiamo ancora a piantare un ettaro l'anno per arrivare almeno 7 ettari di vigna. Questa è una situazione di anfiteatro. Qui siamo a 300 metri di altitudine, nel sottosuolo c'è acqua, è una zona molto ventosa perché siamo in faccia proprio al mare, quindi siamo comunque esposti a tutti i venti. È per questo che l'impianto è stato fatto con una sorta di alberello, perché come vedete non ci sono i filari, c'è un palo per ogni vite, perché con questo sistema c'è una maggior flessibilità quando ci sono i venti forti. E questi sono i castagni che vengono dall'Etna. Principalmente in tutta quest'area è piantata Cabernet Franc, c'è la parcella là in cima, ridosso del bosco, e di Grenache. E da lì nasce questo vino che si chiama G. G è iniziale di Grenache, punto, perché inizialmente c'era un po' una indecisione, perché la Grenache, Alicante e Canonau sono un po' lo stesso vitigno, hanno lo stesso DNA. In questa zona la Grenache non è permessa, ma è permesso l'Alicante. Studiando la legge è stato possibile chiamarla anche Grenache perché c'è una sinonimia. Come vedete c'è un cancello con un codice segreto e poi così possiamo andare. Prego. L'uva comincia a essere matura. Come vedi qui c'è la pruina, che è questa cera, c'è anche un po' il sole che è qui. Quindi si sono seccate. Però senti che il sapore è molto buono. Biodinamica, uno dei concetti è di lasciare la vite andare dove vuole. Potatura verde no, è una forzatura. Bisogna lasciare che la natura abbia il suo sviluppo, in modo che la vite poi deve essere proprio sentirsi libera. Sono ormai tanti giorni che non veniamo più in vigna a fare niente, perché l'importante è lasciare la vite tranquilla, maturare i propri grappa. Come vedete è un terreno argilloso, con questa roccia di origine calcarea molto forte. Queste sono argille importanti, abbiamo una quantità di argille intorno a un 30%. Sono terreni che mantengono anche l'umidità, però anche più difficili nella gestione. Noi lavoriamo i vigneti, la terra, seminiamo i sovesci e questo e poi seguiamo tutte le pratiche che la biodinamica richiede. Seminiamo erba per dare azoto, per migliorare la struttura del terreno e poi prepariamo il nostro compost. Preparati biodinamici 500 e 501, sì, il corno letame e il corno silice sono indispensabili. Tesoro è il vino che facciamo insieme a Caia Rossa e a Prima Pietra. Noi siamo tre produttori. Abbiamo deciso un giorno di creare un qualcosa insieme, vinificare in questi anfori di cocio pesto perché sono fatte nella nostra zona, e di utilizzare ovviamente le nostre uve, poi di affinarle nelle barrique della stessa tonnellerie, fare un blend, creare il tesoro. L'etichetta l'ha fatta il maestro Madiai, che è anche un pittore di questa zona. Questa è la nostra cantina con cemento. Metto, resina? No, questi ci sono. Non sono porosi questi. Non c'è resina e quindi è un materiale decisamente diverso da questi che c'è. Usiamo tutti perché quando parliamo poi di vino, quindi dopo la vendemmia, in questi contenitori il vino si può aprire un po' di più, mentre lì il vino va un po' in protezione, quindi in chiusura. Per questo non le abbiamo eliminate. Poi siamo partiti con questi, fa parte della nostra storia. Questa è una cantina volutamente minimale. C'è tecnologia, però non abbiamo i sistemi automatici, perché è importante che l'intervento dell'uomo sia ancora molto presente e anche ci sia proprio un'attenzione. Chiaro che non abbiamo 20-30 tini da controllare, è un fatto proprio di approccio al vino.
è diverso da fare un vino con temperature regolate automaticamente che invece usare proprio l'uomo che controlla, misura. Qui abbiamo il controllo di temperatura, abbiamo le piastre, ma non sono automatiche. Qui dentro c'è del mosto a fermentare, è qui dentro perché non entrava più nel tino e allora lo fermenta qui dentro. Noi produciamo il Sì, che è il rosato fatto da uva Syrah, sta nelle anfore di terracotta. Altro vino, che è Cabernet Franc e Merlot 50-50, che fermenta nel tino di cemento e poi affina nei tini di legno. Poi abbiamo le tre selezioni, il Due Mani Cabernet Franc. Il Due Mani fermenta nei tini di legno e poi va in barrique, mentre il Sui Sassi, che è il nostro Syrah, fermenta nelle barrique o nei barili e anche negli orci di terracotta, tipo questo. Poi fermenta anche in questo tino, si chiama follatura manuale. Sui sassi utilizziamo un 30% di raspi. Devono essere maturi. Non c'è mai tanta produzione, quindi è sempre tutto maturo, perfetto. E l'ultimo nato è il G. che fa tutta la sua macerazione di 5-6 mesi, gli orci di terracotta, e poi dopo, quando vengono separate dalle bucce, viene messo a decantare in questi piccoli tini di acciaio e a proprio a diventare brillante in barrique vecchie. Quindi dove non c'è un profumo di vaniglia o di spezie date dal legno e anche non c'è un'accessione di tannino, perché ormai i tannini sono stati presi dal Cabernet o dal Syrah degli anni precedenti. La passione per il proprio lavoro è quella che tiene vivo gli animi. Siamo anche un bel gruppo in azienda con persone che lavorano da noi ormai da diversi anni, quindi vuol dire che qua si sta bene. This is just a teaser to all the great conversations to come. Stay tuned and remember, all these and more will be released on Italian Wine Podcast or wherever you get your pods.